Presidente, rispetto l'ordinanza, anche se non la condivido in quanto ingiusta e in parte anche erronea. È un'ordinanza ingiusta per il sindaco di Satriano Aldo Battaglia, quella che lo dichiara decaduto dopo il ricorso del suo avversario alle elezioni del 10 giugno scorso, Alessandro Catalano, che insieme a 40 cittadini ha chiesto la decadenza del sindaco del comune catanzarese per incompatibilità. L'articolo 63 del TUEL prevede che chi ha lite pendente con il comune non può essere eletto alla carica di consigliere comunale o di sindaco, per cui è chiaro che noi fin da subito abbiamo detto che c'era questa fattispecie. Le liti pendenti cui si fa riferimento riguardano due procedimenti civili in materia di responsabilità extracontrattuale per danni subiti dall'ente comunale a causa del crollo di un'arteria stradale, nei quali Battaglia risulterebbe coinvolto in qualità di progettista e direttore operativo. Questa vicenda risale a circa 10 anni fa. Mi vedeva geologo in un progetto di consolidamento di una mezzeria di una strada che era franata, del quale io non ho firmato nulla. Non solo, io ero totalmente in disaccordo e avevo fatto denuncia sia alla Procura della Repubblica che alla Corte dei Conti, oltre a tutti gli uffici, dall'ufficio tecnico all'autorità di bacino, già nel 2007, quindi 2 anni prima che si verificasse la frana. Io sono convenuto in qualcosa dove effettivamente non c'entro nulla. Ma la decisione del Tribunale, oltre a disporre la decadenza del sindaco Battaglia, nella seconda parte lo sostituisce nell'incarico proprio con il suo avversario Alessandro Catalano. Questa seconda parte è qualcosa che né a me né alla mia parte politica riguarda e interessa, perché non abbiamo intenzione di sostituire il sindaco. Potrebbe essere un errore del giudice, ma quand'anche non lo fosse, a noi questa parte non interessa. Per cui il sindaco lo deve fare la persona che è stata eletta dal popolo, non chi è arrivato secondo. Io sono stato chiamato a fare opposizione e la farò in maniera diligente fino alla fine. Subito con i miei avvocati impugneremo questa ordinanza. Io sono ottimista e credo nella giustizia. Rossella Galati per la CNews 24.